usati per la gente della Roma e dei giovanissimi della nostra città e città del fenomeno di giugno e di sottoscritto Pedro Tornato, con l'Italia del Consiglio di Comando del Popolo della Libertà, permesso che a alcuni anni è giunto in modo salvato di tutti i derivati della carne, di sarà su tutti i guanti, e di alcune pasticche a base di anfetamina per i giovani giovanissimi. Premesso che attualmente possibile l'acquisto di questa sostanza per gente a modo di presa senza eccessive difficoltà. Premesso che i periodi di prima non essenziali e non essenziali sono momenti estremamente considerati nella vita di ogni giovane, spesso accompagnati da difficoltà e disorientamento, e se non compresi e aiutati dallo uomo a scelte comportamenti di estremo grado. Preso atto di una distanza passa recentemente per il campo urbano di estrema possibilità all'acquisto di queste sostanze stupefacenti per la nostra azione di territorio. Constatato che il numero di queste sostanze stupefacenti è attualmente considerate droga leggera, produce danni importanti al nostro organismo e apre la porta alla dipendenza. Tutto ciò permesso si chiede una concentrazione scolare. A reazione della storia sociale della nostra città di fronte all'uso dei traslanti della carne a bisaccia di umano e di alcune pastiglie a base di anfetamina similare per noi giovanissimi. A reazione sui percorsi di ambiente e di sensazione per monitorare per il pieno spazio di questa strada di alcuni luoghi pubblici nella città. A reazione sui costruiti di protezione del numero di informazione che formazione messa in atto da questi amministratori anche in collaborazione con la scuola e associazioni nuove e altri, la S6, l'azienda ospedaliera Santa Maria e gli altri. Adesso smettetela voi, per piacere, smettete, abbiate anche voi il presidente degli altri. Assessore. La relazione sulle politiche di prevenzione del recupero di informazioni e di informazioni che si ingaggia questa amministrazione anche in collaborazione con la scuola e con il volontariato, la S6, la Centro di Santo Vento di Angeli, per dare risposte concrete a un problema spesso sottovalutato.